Sì? Ragazze, good morning. Signori Brigitte, buongiorno. FYI, ho sentito il GM, mi ha detto di rispettare il KPI, mi raccomando, sono gli ultimi K, vai! E il report ASAP! Non è possibile. In aria, stellina del capo, devi darmi una mano, devi trovare un assistente, ma che sia pronto a buttarsi nella mischia, eh? SGS, solo gente selezionata, eh? Buongiorno, prego, si accomodi. Portate il curriculum. Grazie. Vedo che sta lavorando come cameriere presso il ristorante e pizzeria Il Corsaro di Bimodrone. Devo campare. Sa quattro lingue, inglese, tedesco, elfico. Helen, Sinen, Lumen, la stella del nostro... Sì, mi fido, ciecamente della traduzione. Hobby, guerre stellari. Figata, guerre stellari, eh? Sì. Piace anche a lei? Moltissimo, sin dall'inizio. Ma ascolti, lei che visione consiglierebbe a un neofita? Classica, cioè 4-5-6, 1-2-3... Oppure quella cronologica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 3, 2, 1, fuori dal cazzo. Ma come? Grazie, taradata. Guarda che c'è il passante stellare, se corre lo prende. Buongiorno. Prego, si accomodi. Al mattino che ora iniziate? 9:30, poi dipende dal... Tardi, troppo tardi. 8:15 al massimo. No, perché io alle 17 ho Pilates, dopo Pilates ho l'ape, dopo l'ape... Saranno anche affari miei. Ah no, certo. O no? Sì, sì, no, certo, ci mancherebbe. Senta, le ferie. Parliamo di ferie. Quando pensa di prenderle le ferie? In realtà fino a giugno si vede un attimo come va il fatturato e poi le ferie sceglie mia moglie, mi dà sì. Il planning. No, perché io ho una settimana già fissata, sicuro, la prima di giugno vado a Ibiza perché c'è l'addio annubilato della mia amica Ceci, sono anche testimone. No, bel momento. Poi a luglio, settimanina in Grecia e poi vabbè, dal 4 agosto fissa in Sardegna fino ai primi di settembre. Certo, di default. Di la default. Sardegna è... Vabbè, insomma, quindi veda di organizzarsi di conseguenza. Certo. Va bene, dai, è stato un piacere, io la ringrazio, le faccio sapere presto, ASAP. As soon as possible. Sì, lo so, l'ho detto io. Porca figa qui, eh. Lo dice a me, è che a volte figa e fatturato non coincidono. Ma l'importante è fatturare. Bravo, e qua si fattura. Allora, ho dato un'occhiata al suo curriculum, ottimo, Laura alla Bocconi, esperienza negli Stati Uniti, tirocinio in Svizzera, bravo. Beh, ma la Milano che usa la melonera si riconosce in tutto il mondo, dai. Vero, bravo, questa è la Milano che mi piace. Sì, anche a me, milanese imbruttito doc, no Giargianna. Giargianna? Sì, Giargianna, autodring is Giargianna, dai. Il re di Milano? Di Milano. Di che zona? Il re del centro. Ah, zona Cormano? Sì, di Cormano, proprio di Cormano. E come si sta in centro a Cormano? Ma a Cormano si sta la figa. Immagino. Prego, risponda pure. Business is business. Poi se vuoi corri di Cormano, del centro, sai sì, che sì, sono. Vai. Grazie, scusi. Ci mancherebbe. Oh, ma... Dire che sto facendo un colloquio su a Milano, capito? Fammi. Secondo me chi si fa pure buono. Ma boh, ti richiamo dopo, ciao. Scusi, lavoro. Guardi, ho già la sua valutazione. FDB. Fatturare di brutto. Fuori di bal, pirla. Sera tardi. Hai fame, ma non hai voglia di telefonare alla pizzeria in fondo alla strada per ordinare la solita margherita che tra l'altro arriva fredda. Verissimo, e quindi? Qui nasce la mia idea. Che? Qui nasce l'intuizione. Ah. Qui nasce Cibora. Cibora? Cibora. Tipo delivery? Non solo un delivery, è un'app. È un'app dove tu puoi accedere ai menu, scegliere quello che vuoi mangiare, ordinarlo, lo paghi con l'app. Non è possibile. E ti arriva a casa. Un'app per tutti i ristoranti. Per tutti i ristoranti, è geniale. Perché se Maometto non va al ristorante... Tu vai a fare in culo, Dai. Salutami Silicon Valley. Tac. In aria, complimenti per la selezione, Tutti i casi umani, figa. No, non ti preoccupare, ci penso io. Ciao. Eccoli qua, vedi che ci sono i top di gamma, altro che curriculum europeo. Avanti. Cosa fai qui? Uè, testina, sono qui per il colloquio. Se mi assumi ti faccio svoltare il business. Ma non fare quei contrattini di stage che fai altri Giargiana, Ma fenomeno, vai a casa e finire i compiti, dai. Ci perdi tu, mica io. Tutto suo padre.